vegetariano. Hai scelto di essere vegano per scelta. Perché devi andare a ricercare il bacon vegano? Hai deciso di non mangiare il bacon? Non mangiarlo, mangia altre cose, no? Amore! Oh. Dai, se ti dicessi veganuary? No, se dicessi veganuary, quest'anno lo fai te veganuary, mi dispiace. No, vabbè, ma no, amore mio, non veganuary, che nel senso che lo facciamo tutto il mese. Però c'è la settimana vegana alla Lidl. Che bello! Dai, dobbiamo per forza andarla a provare. Oggi andremo a provare le cose vegane alla Lidl. Sei contento? Ma contento adesso, non è che sprizzi di gioia, però boh, nel senso, cioè, per te se ti rende felice lo andiamo a fare. Sì, dai, è una cosa un po' diversa, su. Via, pronti a mangiare cotolette di soia e bacon di ceci, eh? Dai, non vedo l'ora. Bene amici, a fra poco. La marca è Vemondo. Vediamo cosa c'è. Poco e uvette. Cosa c'è? Cioè, guarda qua che roba, sembrano finte, cioè sono finte, ragazzi, questo va provato, perché cos'è? Che no, per forza, dai. Le cotolette vegane, vegan, bolognese style, mini pizza. Come gelato alla vaniglia vegano, quindi fatto con latte di avena, con salsicce vegetariane, eh? Bene, dai, spesa fatta, c'è un po' di tutto, adesso paghiamo, eh. Andiamo a casa subito. Dici la verità, quanto sei felice da 1 a 10 di provare? Ma come si può vedere dalle immagini, sono felice 4. Cioè, ragazzi, ma guarda che bacon. Ma quello devo dire che è un po' inquietante. Abbiamo preso un po' le cose strane che di solito non mangiamo. Le vegan mini pizza bolognese style, le lasagne al pesto e tofu, due gelati vegani, il gelato vegano, di solito il sorbetto vegano, questo fatto con latte di avena, abbiamo le milanesi vegane, cioè che cosa si... vabbè, cuciniamo quello che c'è da cucinare, trasformeremo tutti questi box in cibo. Prima di iniziare il video però, ragazzi, se siete già iscritti, grazie che continuate a seguirci, continuate a vedere i nostri video, ci supportate, lo vediamo, vediamo i risultati. Continuate a farlo perché questo 2024 si migliora sempre, quindi nuovi format, li porteremo in giro per Londra, in giro per l'Europa più possibile, anche per il mondo magari, vediamo cosa succede quest'estate. Se invece non siete ancora iscritti, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché quest'anno i video usciranno, i video vanno 1, 2, 3, 4, quindi la campanellina è essenziale per ricordarvi che il video esce e voi sarete uno dei primi a guardarlo e magari anche a commentare. Lasciate un like al video, lasciate un commento se vi piacerà. Torniamo a questo inferno vegano. Ma cos'è? Beh, sono carine, dai. Bolognese style con i pezzettini di finta carne. Le milanesi alla proteina del pisello. Sa di cotolette. Ti spezza. È plastica. Crocchette vegane, è tutto vegano, quindi qui abbiamo sempre proteine del pisello, mais, pomodoro, fagioli, tutte quelle che ci mettono per ricreare le cose. Che poi io dico, no? Hai scelto di essere vegano per scelta, perché devi andare a ricercare il bacon vegano? Hai deciso di non mangiare il bacon? Non mangiarlo, mangia altre cose, no? Se no mangi il bacon, perché devi mangiare la... Perché questa è la proteina della soia, cioè la pancia ti diventa grossa così, guarda, è finto, non si può mangiare della roba così, hai deciso di non mangiarlo, non lo mangi, no? Ah sì, su questo sono d'accordo, ci sono tanti sostituti veri, cioè... Mangi anche altre cose, il tofu, cioè ci sono miliardi di cose, non ricreiamo le salsicce vegetariane, il bacon vegano... Cioè, già questa, la lasagna, ti mangi la lasagna, non è che l'hanno ricreata vegetariana, hanno usato una pasta senza l'uovo e hanno fatto dei ripieni diversi. Vabbè, le lasagne, oddio, le lasagne.
sembra nel film Piccola Peste, quando era in, dalle suore che gli davano il cibo. Sai che poi lui lo tira in alto, tipo stucco. Gli hanno dato questa smestolata di roba verde e lui ha fatto così e l'ha lanciato su nel soffitto. Ecco, mi ha ricordato subito questo. Questo, ho paura della consistenza. Non sa di sa di bacon affumicato, ma non di bacon, sa di affumicato. È unto, poi sembra proprio fatto unto. Non invitante. Nel frattempo che tutto cuoce, proviamo quelle 3-4 cose che si possono mangiare subito. I cookies, vegan, quindi non c'è burro, non c'è latte, non c'è uova. Poco vete. No. Sempre il burro zero. Molto variabile, però. Le robe. No, sono buone. Via. Ah, sono mollini però, attenzione, era perché ho provato a fare, mi aspettavo il crunch. Perché non c'è il burro. Il sapore è buono. Il sapore c'è. Sono mollicci, non sono croccanti, però i cookies, cioè, devono essere un po' masticosi, come si dice. Sa di cocco. Colazione. Sa di uvetta. Sono dei cookies buoni. Non è che vegano adesso vuol dire healthy, perché gira sto fatto, è che vegano significa salutare. No, vegano significa che non c'è l'animale, non salutare. Uno poi può scegliere, voglio mangiare quelli col burro o quelli no, ma non perché uno fa bene e l'altro no. Perché in metà delle altre cose che mettono qui c'è sempre della merda. In questo no, non sembra esserci. Sono stracuriosa di questi. Adesso apri e ti faccio vedere cosa pensavo fosse il legate di riso fino a poco fa. Tanto tu apri. Vieni a guardare. Guarda che c'hai i pezzettini, si vedono i pezzettini. Ma sono verdi. La cipolla è, non è la cipolla caramellata è qualcos'altro. Io pensavo che le galette di riso non fossero da mangiare. Pensavo che nei tavoli per non fosse il sottobicchiere. E beh, ma hai mai visto i sottobicchieri in sughero? Sì. E ma è uguale. Mai sembra questa però, vero? Oh. Sono meno cartone di... Buono. Cioè, la consistenza è sempre... del cartone, del polistirolo, non so perché, si guarda. Sente però il sapore di cipolla? Quando fate così col polistirolo, fa così anche lui. Con la crema spalmabile. Con crispy, con cipolla croccante, quindi immagino come possa rimanere croccante dentro un vasetto. Mi dicono crema spalmabile, guarda. Sembra tofu, no? Vediamo. Non sa di niente. Cosa devo... Mi ricorda il patè di pollo, il patè di fegatini, il patè di pollo. È preoccupante pensare che non c'è pollo. Beh, comunque è una combinazione insieme, ci sta. Però abbiamo preso due cose, sono sempre vegane, cioè non è che le hanno trasformate. Appena sfornata dal microonde, l'odore, ricorda comunque i pesti, quelli che compri, già fatti dei supermercati che compravi, perché non li compri più, no? No. Mm. Il colore lì morto, che sa molto di cipolla, di aglio. E questa, per vedete, non si vedono i livelli, è tutto un mappazzone. Ah no, ci dica, i livelli della pasta sono incredibilmente spessi e anche sembrano crudi. Cioè, è vero. Ah. È orrendo. Sì. Ma questo è proprio cattivo. È proprio questa pasta gommosa. Il pesto è ancora peggio di quei pesti che... Il pesto che prendi pronto è molto più buono di questa roba qua. Non dico rancido, ma quasi. Cattivo. Ma mi sicuro che non è scaduta? Ok, la lasagna, pesto e tofu vegana, anche no, eh. Non puoi essere felice dopo aver mangiato questo. Cioè, il cibo deve essere felicità. Non puoi essere felice... Anche se sei vegano, non puoi essere felice. Allora dici, ho trovato la lasagna vegana, finalmente anch'io posso mangiare la lasagna. No, sfido chiunque, e se c'è qualcuno che sta guardando, che ha assaggiato questa e dice che è buona, me lo scrive sotto perché gli va dato un premio, perché le sue papille gustative sono differenti. Tagliere misto vegano è pronto. Cucinato tutto, abbiamo le cotolette, le cotolette di pisello. Abbiamo delle fantastiche pizze bolognese vegane. Delle crocchette vegane di verdure, delle salsicce vegane, una facilità. Cioè, sembra di toccare della toccalo.
Sembra di toccare della plancia, ma ragazzi, ragazzi! Ha affumicato. Mamma, che la consistenza. Sembra di mangiare plastica con un retro gusto affumicato. Si sgretola tutto in bocca, c'è mille pezzi, non è che fa una, un tutt'uno dentro, eh? Guardate. È orrendo. Mamma mia. Mangiamoci una pizzettina, adesso che ci risolleviamo. E poi mangiare la scorta. Ma poi vuol dire che il formaggio è vegano, la carne è vegana, c'è cioè, cioè di cipolla, di pomodoro. Ma di cipolla? Boh. No, una cotoletta. Guarda, sta su. Ci si gioca a frisbee con questa, dai. Pare che è sottilissima. Sembra tipo le panelle. Sembra ceci, no? Piselli. Non so se perché è fritto. Con la panatura tutto buono. Ma è la cosa più buona che ho mangiato fino adesso. Beh, certo, perché è fritto. Mio nonno diceva sempre, fritto è buona anche una suola di scarpe. Questa è la consistenza della suola di scarpe, eh? Perché non sa di niente. Sembra di mangiare panatura. No, non so valutarla. Vediamo sta salsiccina. Eh sì, diciamo che abbiamo già assaggiato delle salsicce vegetariane. Mi piacicchiano anche, se devo essere sincero. Dipende come sono fatte. Ma non in sostituzione. Però... ricordano la salsiccia di maiale inglese. Sì, almeno questo, cioè, sembra, diciamo, sembra di mangiare il maiale. Oh, un gustoso. Però secondo me non c'è merda dentro qua. Mangio anche la tua, forse. Sì, sì. Guarda, ce ne sono tutte e due. La pasta, diciamoci il nuggets. Che... questa, la faccia sembra la migliore di tutte. E poi vogliamo dire, crocchette vegetariane e vegane ne esistono milioni. Falafel, per esempio. Sì, cazzo, c'è delle spezie, eh. No, no. Però questa è una lavorazione fatta con le verdure, le spezie fatte bene, è un prodotto giusto. Cioè, vedi, si può essere vegani anche senza dover ricostruire le cose che di solito sono con la carne. È piccante, però. Ma già arriva dopo. Ti dirò che forse sono le migliori, no? Ah, sì, perché non è fatto con sostitutivi. Come questa me. Però vabbè, cioè, adesso con questo piccante qui, due bastano. Una valutazione generale, diciamo che allora abbiamo capito che i sostituti, no. Vuoi ricreare la pizza alla bolognese? Perché? La pizza, la base è vegana. La marinara è un prodotto vegano. Mangiamoci la marinara. No, ma ci sono miliardi di pizze che si possono fare vegane. Perché dobbiamo andare a ricreare la bolognese per forza e metterci del formaggio finto e della carne finta che non sappiamo neanche di cosa sia fatta? Perché devo andare a ricreare una cotoletta se poi, guarda, se poi ha questa consistenza qua, che non si spezza, ritorna al suo stato naturale, guarda. È giusto provarle? No, neanche, neanche. Per curiosità, una volta si provano per almeno così, dici, vabbè, l'ho provato, so che non mi piace, oppure è vero, fa schifo, è vero, oh, magari c'è qualcuno piace sta roba, eh. Io non lo so, eh. Ma guarda via sta roba che fa passare la fame. Vuoi stare in dieta e non mangiare? Prendi questa cosa, assaggia in un morso, ti passa la fame. È arrivato il momento del dolce. Soufflé, caramello e cioccolato fondente. C'è scritto nella confezione che si può mangiare sia caldo che freddo, quindi noi ne faremo uno caldo e uno freddo. Guarda che bellini che sono, la faccia promette bene. Primo dei tre dolci. Lasciamo raffreddare un attimo. Quindi cioccolato, quello in mezzo deve essere caramello. Sì. Oh. Pastoso. Poi l'impasto è denso, quindi l'abbiamo provato freddo, sapendo comunque si deve fare caldo. Sì, non fa schifo. Nulla a che vedere con le cazzate che abbiamo mangiato fino adesso. Molto forte anche di caccia, troppo caramello. Cioè, bello questo, guarda. Lava. Queste caramelle. Ah, è caldo. È tutta un'altra cosa da caldo. No. Non so perché dicono di mangiare da freddo. Perché chi è che ha scritto si può mangiare da caldo sembra da freddo? Sembra un altro prodotto, ragazzi. Qua c'è sempre troppo caramello, è nausea. Però sapere che non è fatto con burro. C'è la farina, quindi non è gluten free. Non è fatto con uova. C'era anche scritto soufflé.
Oddio, mi aspettavo che da fuori uscisse un po' perché soufflé, no? Rinfreschiamoci la bocca con il gelato. Se un po' ormai mi conoscete, sapete che il mio dolce preferito in assoluto è il gelato, quindi... Ma penso che sia anche il dolce preferito di molte persone al mondo. Cioè il gelato, voglio dire... A chi non piace il gelato? Sì, Matti. Apriamo prima gelato fatto con latte di avena alla vaniglia Bourbon. Piccola chicca. Poco prima del video ho detto, è interessante, proviamo prima il gelato vaniglia e Bourbon... Perché il gelato al whisky e io le dico no. Guarda che la vaniglia Bourbon è un tipo di vaniglia, non è vaniglia e Bourbon. Infatti non c'è scritto. C'è scritto Bourbon Vanilla, non Bourbon and Vanilla. Ah, io pensavo che... no, anche oggi quindi ha scoperto una nuova cosa, che una qualità di vaniglia, forse una delle migliori, è la vaniglia Bourbon. Prima di assaggiarlo, teniamo ancora un po' il... Scusate. A mangiare tutte le proteine, no? Tutto fatto con la proteina del pisello, la proteina del cecio, la proteina della soia, la proteina... No, per dire, guarda, e non abbiamo mangiato un cazzo, guarda. Cioè, ho una pancia incredibilmente gonfia come non so, non penso di aver avuto mai. No. Sa di estratto di vaniglia. No. Meno che il solito. La consistenza non sembrerebbe fatto senza panna o latte. Ciò significa che c'è molta gomma. Ciò significa che non farà bene dopo. Ovviamente uno intollerante al lattosio, cioè questo deve mangiare. Non si sente l'avena, fatto con l'avena. Il secondo è descritto come vegan ice dessert, con pezzi di banana e mi sembra anche di vedere noce. Di banana. Di banana. Non sento la noce. Fuori tutta la noce. La consistenza è meno cremosa di quello. Però il sapore mi piace di più questo. Di che però sembra un po' più un sorbetto questo che è. Mandorla non si sente. Proprio di più quello. Gelato alla vaniglia e si sente. Qui dice banana, cioccolato, noce, mandorla. Non si sente niente. Io sono contentissimo che questo video sia finito, nel senso il mondo vegano è incredibilmente vasto, cioè molto più vasto del mondo animale. E ci sono talmente tante cose, perché a volte non ce ne accorgiamo, ma mangiamo senza volerlo vegano, vegetariano, cioè non è che devo mangio vegano e vai a ricercare. La pizza alla margherita è vegetariana, la pizza marinara è vegana, la pasta in bianco è vegetariana, la pasta al pomodoro è vegana. Io mangio pasta al pomodoro tutta la vita e sono contento, posso dire che sono vegano, a me non mi importa, il mio piatto preferito è la pasta al pomodoro. Ci sono miliardi, miliardi di cose e soprattutto noi in Italia con la nostra base pizza, pasta, pane, io la penso in questo modo. Sì, quindi se volete mangiare vegano, buono, cucinatevelo voi. Va bene, dai. Non so se ringraziarti per questo video perché... Vabbè. Sì, dai, va provato. Provato per loro, ma cioè, mi sono sacrificato. Dal mondo vegano del Lidl è tutto. A voi studio. Ciao.